Amalia Moretti Foggia nasce a Mantova nel 1872 da Giovan Battista Moretti Foggia, proprietario della farmacia Santa Lucia. Destinata a diventare farmacista, si iscrive invece a Scienze Naturali a Padova e successivamente a Medicina, diventando la terza donna medico d'Italia. Si trasferisce a Firenze con l'obiettivo di specializzarsi in pediatria, si sposa e continua la sua opera di medico, spesso gratuitamente, aiutando soprattutto i più poveri. Nel 1926, su invito dell'allora direttore editoriale del Corriere della Sera, inizia a tenere una rubrica medica sulla neonata Domenica del Corriere, dal titolo Il parere del medico, firmando con il nome di Dottor Amal. La rubrica ha un grande successo e in un paese dove le regole igieniche erano piuttosto approssimative, fornisce una serie di informazioni utili e alla portata di tutti. Poco tempo dopo, inizierà, sulla stessa rivista, una rubrica di cucina, firmandola con il nome di Petronilla, dal famoso fumetto apparso sul Corriere dei Piccoli, Arcibaldo. Le ricette che propone sono soprattutto brevi racconti, spezzoni di vita quotidiana, dove si ritrovano consigli di vario tipo. La creatività va a braccetto con le disponibilità economiche ridotte delle lettrici. Petronilla parla un linguaggio popolare e le ricette sono facili, possibili per il pubblico di riferimento, ma nello stesso tempo sane. Portano su tutte le tavole, anche quelle più modeste, proposte innovative nei colori e nei contenuti, trasformando il limite in una ricchezza. Stava arrivando la fame nera. A leggere oggi i ricettari di Petronilla, ci si accorge che funzionarono da formidabili sismografi, capaci di annunciare con grande anticipo il terremoto che avrebbe devastato il nostro paese. Così, quando l'Italia conobbe la borsa nera, gli sfollamenti, i bombardamenti, quando un uovo finì col costare 15 lire, 30 volte più che all'inizio della guerra, Petronilla rimboccò le maniche della sua fantasia e si inventò passati di bucce, polpette senza carne, sughi finti. Prima delle restrizioni belliche era riuscita a far apprezzare agli italiani persino la carne d'asino e la lingua. Lingua che ai fascisti era così invisa da non poter comparire nemmeno nei prezzari ufficiali. Consigli e stratagemmi per aiutare le donne a rendere passabile un pranzo o una cena fatti di niente. Questo è stato il segreto di Petronilla. Come quando insegnò a fare una bella ciotola di maionese con un solo uovo ed un solo cucchiaio d'olio. Ci aggiungeva una bella patata lessa schiacciata finemente nel mortaio. Conclude con soddisfazione la sua ricetta dicendo che si otterrà una salsa spumosa, levigata e soda. Talmente soda che può essere necessario aggiungere un goccio d'acqua per ridurla alla giusta consistenza di una comune maionese. Che disperazione, che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese.